Sì alla città metropolitana. C'è un gruppo di persone a Vigevano che pensa che andare verso Milano, dal punto di vista amministrativo, possa essere un'eccellenza e ci possa costringere un'eccellenza. Non sappiamo se sia la migliore delle cose, però tante volte cambiare è la migliore delle cose. È per questo che abbiamo iniziato con Rock and Roll, per dare un po' la sveglia. Se Vigevano va verso Milano, si muove e si misura con un'eccellenza che è importante per tutti noi. Magari non è detto che sia la migliore delle cose, ma noi ci proviamo e a noi piace l'azzardo. Noi crediamo fermamente che questa sia un'opportunità di crescita, non solo economica, ma anche e soprattutto di crescita sociale. L'opportunità di uscire dall'isolamento che vive da ormai troppo tempo e quindi avere la possibilità di tornare protagonisti e competitivi. Diciamo che la parte inversa, cioè venire da Milano verso qua, noi siamo partiti alle 5 da Piazza Istria e siamo arrivati solo alle 6 e mezza. Fortunatamente non era per le ferie, perché c'è meno coda a Bologna-San Lazzaro. Ecco perché è meglio andare a Milano. Per noi di Milano è anche bello venire a Vigevano, sono sincero, perché c'è un sacco di cultura, avete una piazza meravigliosa, la gente è molto più carina, tranquilla, discreta, però è bello anche venire a Milano, dove c'è movimento, dove c'è la vita, dove c'è il progresso, dove c'è la vita, dove funziona quello che deve funzionare. E io sono orgoglioso di essere milanese, ma anche Vigevano mi piace tanto. Se noi stiamo, non cogliamo un'occasione di legge, e questa legge definisce chiaramente cos'è la città metropolitana, e siamo dentro. Nel 2017 si riapre il discorso del raddoppio ferroviario, alziamo la mano, magari ci vorrà qualche anno, certi momenti sono difficili e tutto, ma siamo all'interno di un discorso e certi discorsi li fai. Se noi stiamo in un discorso che si chiama area vasta, la legge stessa dice che ci sarà la riforma costituzionale, che non ci saranno più le province, quindi con legge ordinaria magari ci sarà un'area dove le camere di commercio saranno da Pavia, Lodi, magari le prefetture, chissà dove. E il nostro baricentro, che noi siamo qua, si sposta magari da altre parti e magari per dei servizi dobbiamo andare altrove. Quando Milano, a cui siamo legati da 8 secoli, ne abbiamo a 30 km di distanza. Signore, non ci vuole una scienza. Non bisogna essere Einstein per capire che è naturale andare in città metropolitana per noi.